Dunque do l'avvio alla mattinata di oggi con Ivan Schiavone che ci legge. Interreiter. Ecco, non avevo tra le mani il testo, viene proiettato come ieri, quindi hai una quindicina di minuti, quanto il tempo consentito? E dopo apriamo gli interventi. Prontissima ad ascoltare. Sì. Dopodiché, dopo che neanche una parola fu, se non rotta, dopodiché neanche una parola fu retta, serrata la porta che le tue spalle, richiuso, e imboccata la via, in indistinto sfuma il contorno preciso del tuo corpo e affonda in un paesaggio d'ombre. Dal mondo giunge un eco labile, solo a tratti percepibile, come un brusio che piange, un rumore bianco, e urla a tratti lontane, esplosioni di bombe. Arriva dal mondo una preghiera, veritiera fino ad ieri ed ora nuda, e mura che separano, e stanze ossionate dalla solitudine, dalla desolazione. La parola non nasce, non esce, riesce sopita, sospinta sull'orlo di lingua esaurisce, languisce e si incresce nel dire l'amore, dov'è tuo fratello? In un paesaggio d'ombre l'Europa affonda, e il mondo tutto, solo a sprazzi illuminato. Una donna passeggia allo scenario, donna di pelle di terra d'olivo, dal crine castano, mendicante il conflitto, l'abbandono e la fame, ma non è donna che viso varia tempo e luce e stato, in conteggio impreciso, Nostra Signora del caso, Lilith, un succubo, e dov'è tuo fratello? L'angelo d'Europa si disporti il sesso d'uomo, sesso arborescente, da cui gemmano fittoni. L'angelo d'Europa ciuccia il Papa della Chiesa Cattolica, mentre il ma questo accade altrove. Di lontano si profila la figura di un fakir che si avvicina, nell'orizzonte della perdita, in un paesaggio di frasi mozze, accade altrove, in un paesaggio di frasi senza soluzione, la coazione a ripeterti gesti che iniziano la separazione, la coazione a ripetere frasi mozze senza soluzione, a ripetere la certi di storia accaduta prima o altrove, in un eterno presente dove niente accade che non sia morte, no, non accostare l'orecchio al tuo segreto, al segreto del tuo corpo, non donna di cuori, con le labbra mi tocca le labbra, l'orecchio sussurra ti amo, acrobata di circo, trapezista per l'esattezza, schiantata in terra aveva i seni nudi, no, non accostammo l'orecchio al tuo segreto, il tuo corpo segregato non vedemmo macularsi di paresi, il nostro cielo farsi ottuso, non vedemmo il vaniloquio della merce intonarsi in profane apocalissi, la foglia insinuarsi nei corpi rendendoli voraci, non vedemmo la cagna per la fame feroce assediare le stanze ostionate dalla desolazione. Dopodiché aveva i seni nudi, Nostra Signora della ruggine, Nostra Signora dei calendari immaginata per la solitudine. Ecco lei che ceduava cantando, dando in pasto ai succubi alla voce il cuore, il corpo e l'animus, Nostra Signora dello Stasimo, la Lang, dei succubi papessa, non vedemmo mostrare il volto octonio che la rivela immacolata. Non vedemmo che io non vidi tutto questo, il segreto, essere solo doppelganger accade altrove, in una città cieca durante l'invasione segregata. Atteggiò la bocca all'urlo, senza riuscire in suono alcuno. Di solitudine le magnitudo, in una sola notte gli abitanti i nomi cancellarono, per disorientare il nemico. La cagna aveva nudo il seno, il sesso d'uomo ed un cavallo, per disorientarsi. Le fauci imbrattate di sangue affondate nella carcassa per dimenticare, dov'è tuo fratello? A contemplare le vaste profondità del cielo, segnate dall'armonia mutevole delle forme del migrare degli uccelli, che lasciano alla merla queste terre, disabili al disegno collettivo. Sono animali, non uomini, non donna che gemina, oracoli di Samari, in cui distruzione e distrazione è inteso, non donna che ride, e ridendo uccide, l'insè, l'alterità, molti nomi, una la verità, incomprensibile, signora, perché siete sempre così sola? Con una coperta di lana grezza, candida come la neve, t'avvolgi mentre chiedi, dov'è quella che mi fa ridere il cuore? Attendo a prostituzione e matrimonio, mentre tremi, trattiene con fermezza i fremiti del pianto, dov'è? Qualcuno l'ha vista, qualcuno ha visto quella donna. Il barattolo di vasellina sul comodino accanto al letto, l'angoscia dentro al petto, piovono blues come nel piatto una botta, ma questo accade altrove una donna, all'occhio il sonno estinto, nella mano un dildo. L'angelo d'Europa se ne sporti il sesso d'uomo,
La mia casa è un intreccio di porte senza superfici. L'angelo d'Europa è l'angelo della separazione. Le mani contratte, arcuate, la disperazione. Ma questo accade in una stanza assediata dalla desolazione. La cagna latra e raspa l'unghia alla porta, rivendicando la sua occasione. E tu, dentro al freddo, chiedi, mentre per i fremiti del pianto tremi, per te, chi è la più bella tra noi tre? Ipnagogica, azzurra, divaglia adombrata, dolce della dolcezza degli inconsolabili. Serbava tutte queste cose meditandole, nel suo cuore, ortus conclusus, smarrita, dispersa, reclusa, passeggia. Crepuscolare lo sguardo, tra gli olivi devastati dalla mosca e la mondezza barbicata in ogni dove, tra gigli, viole e rose dalle erbacce che annaspano nel guano, in cespica, strascicando i piedi guazzi nel liquame, tra miasmi di mele, due fighi in suppurazione rovistano le mani, tra melagrane sventrate che rigurgitano un rossame di chicchi spappolati, dov'è tuo fratello? Nella torre di destra. Quella azzurra, senza porte o finestre, ne ha due per l'esattezza. Nel letto dove scosta giace in convalescenza, tra l'empaneggio in coalescenza per la pioggia interna e l'opalescenza della pelle, signora, perché sono sempre così sola. Con una coperta di lana grezza, candida come la neve, t'avvolgi mentre trevi, ma questo accade altrove. Di lontano si profila la figura di un fakir che si avvicina, nell'orizzonte della perdita di senso, un blaterar convulso, ci assedia da ogni lato, l'esproprio del vissuto, il controllo dell'immaginario. Ora che ogni luogo è divenuto inabitabile, specie il linguaggio, come arrivi alla parallela se non percorri la trasversale? La grande meretrice ha la brasca insanguinate, labbra che han bevuto, da cui sudano bambine, in una stanza assediata dalla solitudine, nude, fameliche le vulve infiate tra le gambe, scarnificati il moto allucinato della magra, magra fina, insidiosa, magra d'ogni dove, la carestia, e in carestia l'imene secco, asciutto, il tuo imene senza frutto, imene senza umore o succo, no, non accostare l'orecchio al tuo segreto, implicato nella dinamica del corpo acerbo di bambina accosta il cazzo, l'angoscia senza scampo, un rumore bianco, e urla, a tratti, lontane, di donne stuprate in massa, la furia dei militari sfogata sulle carcasse, dov'è? Qualcuno l'ha vista? Qualcuno ha visto quella donna? Morto ammazzato, scannato dalla mia mano, o fu la voce che è feroce, ma questo accade altrove. Nell'orgia bellica in cui orgasmo e devastazione, signora, perché sono sempre così sola? Soffia una brezza leggera dal mare, come per un battito d'ala, vela e disvela la luna e il procedere lento delle nubi insidiate dal vento, s'apre a vertigine arcana la notte, diffratta e sciabordata d'onde su chiglie, ormai pronte a salpare, inecolabile sfuma il contorno preciso del tuo corpo e affonda, o fu la voce che feroce, quando egli attraversò il ponte, gli spettri gli si fecero incontro, e una cagna d'intorno. Ma io dico due cose e poi mi togli la parola, Cecilia. No, immediatamente Cecilia, subito qua. No, io volevo dire solo una battuta e poi apriamo al dibattito e poi Cecilia. L'impressione così, proprio subito alla sua lettura, e io che avevo bisogno di guardarmi il testo, lui faceva una lettura perfettamente rispondente, credo, al testo. Questo atonalismo. È una sorta, visto che ho bisogno dei puntelli per poi considerare il contrasto e le differenze, allora se dovessi definire un post-elottiano, una post-elottiana terra desolata, ma lì cosa c'è di diverso, perché è diverso? E intanto lui ci dà tutte le coordinate dentro questo testo, è una cosa... È pieno di indicazioni, di lettura, la coazione a ripetere frasi mozze senza soluzione e le profane apocalissi. Io mi chiedo una cosa sola e poi ascoltiamo Cecilia. Quale paesaggio viene fuori da questo testo? Quale paesaggio testuale viene fuori da questo testo? E dunque mi sembra un testo che sulla spazialità si regga, fondamentalmente, sulla disposizione di una spazialità. Ecco, Cecilia, qua. Hai alzato la mano.
sotterraneamente, ma si è visto, l'abbiamo visto tutti. No, no, Cecilia, ci dai qualche... Bene. Vai lì, sì. Effimeri, ecco, questa è una cosa importante. Noi, e tra l'altro, ieri ho dialogato con Fahrenheit, con Carlo D'Amicis, che è uno dei conduttori di Fahrenheit, che ci ha mancato. Ieri, tornando a casa, ho trovato una sua email in cui si scusava perché doveva contattarci ieri pomeriggio per darci in diretta. Non ce l'ho fatta. Io però non gliel'ho data per buona. Ho detto, ma guarda che noi non siamo effimeri, perché intanto affrontiamo una tematica generale che interessa, direi, il mondo intero, perché la ricerca letteraria si sta dibattendo su questi argomenti, e quindi se ci contatti in qualche prossima edizione di Fahrenheit va benissimo, perché noi rimaniamo attraverso la registrazione. Proprio per questo è bene che i vostri interventi siano fatti guardando la telecamera. Bene, il tema generale, credo ormai, mi sembra chiaro, non ne avevo dubbi fin dall'inizio di questo ricercavo, è che certo partiamo pure dai due generi, poesia, prosa se volete, ma per prenderli a schiaffoni. Non c'è persona che intervenga qua che non pratichi tutte le possibilità eversive rispetto a qualsiasi conformazione canonica dei due generi, tranne Squizzato. Squizzato ha rappresentato ieri fedelmente il genere narrativo, come anche ieri sera, in base a tutta la sua produzione precedente, ha fatto Kovacic. Vediamo adesso nel tuo caso dove sta lo schiaffone che hai dato alla configurazione tradizionale della poesia. Beh, prima di tutto è la disseminazione spaziale, salta agli occhi, anche in particolare per un visivo come me, che hai allargato, hai disseminato i tuoi versetti, i tuoi blocchetti di... e questo è già un fatto importante. Anche in questo caso si può evocare Balestrini. A parer mio sarebbe tanto meglio che Balestrini accettasse il suo ruolo di grande maestro di tutti gli sperimentalismi possibili attualmente, perché come sapete lui ha fatto tutti i possibili esercizi come poeta, se vogliamo chiamarlo così, ha fatto tutti i possibili esercizi di dilatazione del testo, di allungamento, addirittura invitandoci a girare la pagina o quasi a saltarne fuori. Non solo, ma lui ha invaso i territori del visivo. Adesso Balestrini guadagna la sua vita non tanto con i libri che pubblica, che non hanno una grande diffusione, ma come artista visivo della poesia concreta. Lui fa dei grandi lenzuoli dove le lettere o frammenti delle lettere sono disseminati. Questo per dire come ha seguito fino in fondo questa strada, e in qualche modo tu sei un seguace, così come ieri Niva poteva ricordare che Balestrini poteva essere anche dietro il testo letto ieri, adesso in questo momento mi sfugge il nome dell'autore che ha letto quella specie di letteratura di grado zero. Quindi Balestrini, insomma, è un maestro della, ma è stato preso, come sapete, dal suo demone dell'estremismo politico, e allora ha fatto Alfabeta 2, che è evasiva rispetto alle cose di cui lui veramente si occupa, in cui è maestro. Va bene, chiusa questa non parentesi. Sarebbe Balestrini. Quindi, beh, certo, non sarebbe Balestrini, però io da suo amico fraterno, da gemello quasi, si può dire, fin dalla metà degli anni 50, quindi c'è un mezzo secolo e oltre che ci unisse, non condivido, sono un poco come la novella di Kovacic, siamo come gemelli, io remo da un'altra parte, va bene, e rimpiango, cioè non c'è bisogno di rimpiangere, perché lui è una certezza a livello di proposte.
cosa volevo dire? E qui si conferma anche l'attuale indirizzo di Kovacic, che si rivolge, forse Kovacic sente, avverte anche lui la crisi della narrativa, perché i narratori emersi da ricercare, come lui, come Ammaniti, hanno rappresentato un'ultima incarnazione della narrativa con la N maiuscola, cioè fatta di fatti, diciamo, questo durissimo impatto col reale, però basato anche su trama, magari trama così capovolta, girata, eccetera, però pur sempre trama. L'ultimo Kovacic sembra quasi un pentito con questa autofiction, eccetera, e anche con la performance, perché in fondo abbiamo perso un'occasione. Lui ci doveva dire, noi dovevamo mostrare proprio la sua performance che è registrata e messa in vendita da Feltrinelli su videocassetta. Ecco, forse era quello il suo modo di presentarsi, colpa anche mia, perché in quanto ve l'ho introdotto dovevo pretendere da lui che, invece che leggere quel brano, mi sembra abbastanza così sipito e marginale, che ci ha letto, si doveva portare questo suo passaggio alla pratica diretta della performance. Tu pratichi aspetti che sono assolutamente affini alla poesia visiva, alla poesia concreta e così via. Questo è il primo aspetto che balza agli occhi. E però c'è la prova del 9, perché uno potrebbe avere un dubbio, dire, ma non sarà solo confezione, se noi riappiccichiamo questi versetti, questi frammenti, cosa succede? Non è che per caso sia solo una tecnica esteriore e invece ricompare una poesia tradizionalissima? Ma direi di no. Dopotutto anche Niva si richiamava addirittura alla Wasteland di Eliot. Io potrei ricordare, ieri ho chiuso per Teti parlando dei due estremi, ridondanza e informazione. Bene, il tuo testo, anche se ricompattato, cioè se, anche perdendo questa dislocazione spaziale, resta largamente informativo e non ridondante. Cosa vuol dire? Che cioè questi spezzoni, al di là della dislocazione spaziale, sono forti, informativi, diciamo, impattano sul reale e sono tra di loro anche molto dissonanti, in un certo senso. Sei un applicatore del cadavere squisito e sono come dei frammenti agitati nel cilindro, in un cappello a cilindro, e tirati fuori, insomma, senza troppa preoccupazione del filologico. Per cui la prova a livello informativo, nel senso della teoria dell'informazione, regge, vale a dire, non è solo un illusionismo di superficie questo criterio della disseminazione, che poi mi pare è risultato anche della tua lettura, è stata una lettura buona perché spiazzavi, ecco, non recitavi, mi sembra che da come leggevi si avvertiva proprio la corrispondenza con la diciamo disseminazione spaziale. Grazie Renato. Dunque, io devo come moderatrice tuttavia chiedere una clessidra. Abbiamo bisogno di interventi che stiano nei tempi, perché vogliamo sentire varie voci se possibile, e tenete presente che abbiamo iniziato con quasi mezz'ora, anzi mezz'ora di ritardo questa mattina. Allora, Alberto Sebastiani, Cecilia, poi? Giovenale, bene. Io vorrei rispondere. Però. Dopo, no, tenitele okay. Tutte, alla fine te le rispondi a tutte. Sì, no, vabbè, d'accordo, posso venire giù invece che mettermi lì. Benissimo. Se può, sì. Mettere un attimo il testo, sì, la penultima pagina. No, io non cioè, volevo chiedere. Cioè, fare un'osservazione, diciamo così, sulla questione della disposizione spaziale. L'esposizione spaziale si muovono sia questioni visive che questioni metriche, eccetera. Questo però nella questione visiva entra in gioco questioni di modalità narrative e rapporti con i linguaggi visivi, eccetera. Per cui faccio un esempio concreto per ragionare, perché c'è una cosa che mi ha colpito, che mi è sembrata contraddire con il detto. Il visivo si contraddice col detto e urla a tratti lontane. Questo movimento da destra a sinistra, a centrale, voglio dire, ormai dal cinema alle serie televisive ai Simpson, quando abbiamo il tan tan tan, no? Lo spezzamento per andare sul primissimo piano del particolare e va da lato a centro. E arrivato al centro è quello in rilievo, quello vicino, non è quello lontano.
E è una cosa proprio inversa. Quindi non so se fa ridere la cosa perché è voluta o cosa del genere, sì, è sicuramente voluta, però questo discorso della distribuzione spaziale, in questo caso e in un altro paio di casi, questo qua proprio mi è stato agli occhi, mi è sembrato andasse a contraddire, a scontrarsi proprio con la questione della visività. Se è voluto, benissimo, incentivato, eccetera, eccetera. Se non è voluto o se è stato casuale, eccetera, è il problema della disposizione visiva con i linguaggi e ormai con la ricezione effettiva dei linguaggi. Mi è piaciuto molto poi l'uso dei ritornelli, questo qua invece sui contenuti, Caino, dove tuo fratello e altri elementi, tra l'altro che questo qua brevissimo su una questione del contenuto, tutto l'immaginario biblico e comunque mitico, epico, che sottostà, quindi un discorso collettivo, che sottostà a un discorso io, che scompare l'io, scompare il tu, e si va in un discorso più collettivo. Quindi questa distribuzione del discorso in cui l'io scompare verso un più collettivo mi è piaciuto molto. Questo aspetto e soprattutto questo collettivo espresso attraverso una tradizione volutamente riconoscibile. Negli sintagmi Nostra Signora eccetera eccetera, delle preghiere, anzi delle litanie popolari soprattutto, sia nei riferimenti appunto alti ai testi biblici eccetera. Questo aspetto della spazialità è un aspetto che faccio presente così come impatto, perché magari ho sbagliato io nel vedere questo aspetto come errore o come, però insomma mi ha un pochino colpito, non mi sono trovato in armonia perfetta con questo. Cecilia, mi sembra, nell'ordine, poi Maria Giovenale, sì. Dunque, ci sono molte cose da dire. Intanto già Sebastiani ha detto delle cose insomma, importanti, per esempio ha citato Caino, giustamente, no? Dove è tuo fratello. Questo aprirà anche ad un altro discorso di fraternità luttuosa, che è quello di Antigone, evidentemente, quindi dov'è tuo fratello, il corpo del fratello che deve essere sepolto, quindi una ritualità antica, un discorso biblico, ma anche un discorso tragico, greco. E la tragedia evidentemente c'è in questo testo, è un testo molto duro, no? Molto, molto cupo, molto luttuoso, anche se esso pure sembra pieno di colori, no? Le viole, le rose, l'idea dell'ortus conclusus, che pure apre però un discorso secondo, perché un ortus conclusus religioso, quindi non è evidentemente né un luogo ameno, no? né va inteso in un senso estetizzante decadente, no? Ma va inteso in un altro senso, appunto, giustamente biblico. Sono state dette diverse cose importanti. Niva parlava di una post-eliotiana terra desolata, no? E in effetti è un paesaggio testuale assolutamente così disseminato, solitario, anche se abitato da singolari figure che sono però tutte irrelate tra di loro. Non sono irrelate, ma sono anche sorprendenti, perché la cagna che ha seni, no? O appunto questi, ci sono sempre seni sporti, sesso d'uomo, ci sono delle condizioni che ci creano una situazione di disagio. La solitudine è completa ed è estesa, devastante, data sicuramente dalla posizione dei versi nel testo. Quello che notava Sebastiani è importante, no? Diceva urla a tratti lontane, è proprio perché la lontananza è il punto centrale, cioè la lontananza da tutto. Tutto quello che viene detto in questo testo accade da un'altra parte e tutto accade altrove. Dunque,
chi è in questo testo, chi si sta muovendo su questi versi, che appunto si sta camminando su un terreno che lo lascia nella sua solitudine. Tutto quello che ha l'impressione di vivere, percepire, è avvenuto da un'altra parte, anzi meglio, siamo in una situazione post, proprio completamente di dopo tutto, dopo che, no? Dopodiché, e questo continua. Qui bisognerà forse dare delle indicazioni pre-testuali, intanto il titolo, Winterreise, il viaggio d'inverno, è il titolo di una raccolta di Lieder di Schubert, sono 24 famosissimi Lieder composti sui testi di Wilhelm Müller, che è un poeta evidentemente con un fortissimo pathos, aveva composto questa collana di testi, di Lieder, in cui il paesaggio appunto è desolato, è un viaggio d'inverno esistenziale, naturalmente verso la morte, allusa ovviamente da una dimensione cimiteriale, e gli unici personaggi di quei Lieder sono una cornacchia e un vecchio lontano, separato, peraltro che non si vede, che suona un organetto, no? Quindi c'è una situazione appunto di desolazione, di solitudine, di separazione. Questa raccolta di Lieder era una delle opere musicali che ascoltava più volentieri Beckett, questo per sua stessa ammissione e dichiarazione al cugino. E uno degli ipotesti che si può trovare, ma un ipotesto molto molto lontano, se vogliamo, nella quantomeno molto ben coperto, è questo testo beckettiano, l'ultimo testo narrativo di Beckett, Malvisto, Maldetto, che è il testo proprio della desolazione, della fine, che si chiude con una frase, conoscere la felicità, che naturalmente non può essere altro in senso beckettiano che il vuoto, la morte, perché anche in quel testo abbiamo un paesaggio completamente bianco, diversamente dal paesaggio di Ivan, che è un paesaggio che al bianco allude in continuazione, ma per vie, diremmo, traverse e con finalità ed esiti anche, diciamo, sinestetici diversi. Penso al rumore bianco, no? Che corre, che ricorre. Qui poi alla coperta di lana grezza, bianca, ecco, nel paesaggio beckettiano, che è questo paesaggio invernale in cui c'è questa neve, si muove una donna, una vecchia, che di bianco ha solo i capelli, perché poi è vestita, dice Beckett, di un nero immacolato. Quindi c'è ovviamente un gioco sul colore, no? Bianco e nero molto, molto netto, molto forte. E questo sicuramente aiuta, no? nella comprensione del testo. Che cosa dire della sua struttura? Allora, ho parlato di personaggi irrelati, certamente di situazioni, di frasi che si ripetono, come diceva Niva, no? C'è questa coazione, ma il testo contiene anche effettivamente molte indicazioni di lettura proprio, no? di se stesso, molte strutture che ricorrono con minime variazioni e sono i punti evidentemente nodali del testo, anche se, avete sentito, è molto breve di fatto, e quindi è difficile dire che cosa conti di più in un testo del genere, proprio perché la dimensione lineare, no? La dimensione di questa spazializzazione pretende, no? una equità degli elementi, che anche mi sembra interessante. C'è un problema di comunicazione, evidentemente, alluso al fatto stesso, no? Al richiamo, al titolo Winterreise di questa raccolta che amava molto Beckett, e infatti c'è una difficoltà della parola, la parola non nasce, non esce, riesce sopita, quindi c'è un premere della comunicazione, della lingua che evidentemente appare. Ci muoviamo in un eterno presente dove niente accade, e questa era la narrativa appunto, o anche il teatro beckettiano, no? Sempre in attesa di qualcosa, qualcosa che si sa già che non arriverà, ma che si continua ad attendere, non si può fare altro che attendere la cosa che non arriverà, e questo chiude perfettamente il circolo. Ci sono degli elementi, adesso veramente sto andando molto così, molto rapida, degli elementi emblematici come la cagna, per esempio, che è un elemento anch'esso luttuoso, no? Di desolazione, di povertà, di magrezza, ma è anche simbolo dantesco, avidità, di cupidigia, quindi ci sono molte
molte indicazioni su questo. C'è, ecco, sì, la coperta di lana grezza, candida come la neve, ve l'ho già detto, l'idea del paesaggio desolato e irrelato. La mia casa è un intreccio di porte senza superfici. Questo intreccio di porte senza superfici in realtà taglia completamente lo spazio, no? Senza superfici loro, ma senza anche possibilità di muoversi, se non in una situazione appunto di isolamento, ovviamente, perché le porte chiudono, e di costrizione. Poi ancora, Sebastiani parlava della struttura un pochino, no? Della struttura metrica, diceva, parlava della spazializzazione e della lettura, effettivamente questa lettura piana è una lettura che comunque ci risulta piuttosto, insomma, anche un po' difficile, no? per la semplice scansione degli accenti, senza entrare in questioni metriche che sono molto complicate e che so Ivan ama moltissimo e su cui lavora molto, però qualcosa andrà detto. Ci sono dei ritmi che ci risultano un po' disagevoli, per esempio per una forma di insistenza che poi viene riassorbita, ma insomma, lasciamo correre, sulla sillaba di quinta, quindi un accento di quinta che è un accento a cui noi tendenzialmente non siamo abituati, almeno nella nostra metrica classica di settenari endecasillabi, particolarmente nell'endecasillabo, no? È qualcosa di qualcosa che non si può, no? Non si dovrebbe fare. Poi ancora vi volevo dire due cose sulle parentesi. Tutte le parentesi sono aperte, anche queste rendono, se vogliamo visivamente, ma anche avete sentito nella lettura leggermente, rendono questa idea di separazione e di allontanamento, ma non sono chiuse. C'è un solo caso di una parentesi effettivamente chiusa, ed è, aspettate che la ritrovo, in una stanza assediata dalla solitudine. Ecco, che è poi l'ultima variazione, un punto di arrivo, e in questo caso è perfettamente chiuso, questo è veramente conclusus, di una sequenza di variazioni precedenti. Quindi, se vogliamo, questo viene messo particolarmente in luce. Poi abbiamo ascoltato, Niva appunto parlava prima di questo paesaggio della terra desolata. In realtà qui c'è, credo, un sottile inganno sul fatto che la lingua, come abbiamo sentito, e la struttura metrica, poi di fatto, appena accennato, comunque la scelta lessicale, per esempio, crea una impressione di lirismo in alcuni punti, anche di lirismo alto, che evidentemente non poggia su nulla, cioè è un lirismo che non ha altro effetto che quello di sbalestrarci, no? di metterci in un bilico, comunque in una situazione di precario equilibrio, perché è un finto lirismo, così come è finta la narrativa, perché le cose non accadono, non possono accadere, se accadono sono altrove oppure sono accadute prima, comunque quindi non accadono, no? nel nostro presente e in questo paesaggio che di fatto, come dice all'inizio, no? È un paesaggio d'ombre. Ciò nonostante sembrano esserci delle punte, punte che sono però a mio giudizio solamente foniche e molto, molto ben nascoste, comunque molto calibrate. Abbiamo sentito è un testo in nessun modo volgare, no? Non è un testo sboccato, no? E ciò nonostante c'è un punto, no? che particolarmente ci dà fastidio, il punto che culmina nello stupro di massa, no? Implicato nella dinamica del corpo acerbo di bambina, costa il cazzo, l'angoscia senza scampo, un rumore bianco e urla, ovviamente non lo leggo bene, a tratti lontane di donne stuprate in massa. Ebbene, questo punto, no, questo unico termine volgare, che è, insomma, del linguaggio appunto non lirico, chiaramente, perché anche precedenti, voglio dire, le vulve per esempio infiate non sono paragonabili, no, a livello proprio di giudizio al cazzo espresso, è evidentemente preparato da una tramatura, fonica di Z, che è molto ben dissimulata e che ha dei momenti di leggera crescita e che prepara appunto questo esito finale. Che cos'altro volevo dire? Forse il paesaggio di detriti, dell'aneddoto della mia visita al padiglione della Germania della Biennale tanti anni fa, forse lasciamo perdere.
che era comunque una visita interessante, era un padiglione, sì, lo racconto perché mi è rimasta molto impresso, era il padiglione appunto della Germania, in cui l'installazione era costituita semplicemente da un pavimento di marmo spezzato, non so se qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo, è stata per me la più bella esperienza proprio fisica e materiale, perché di grandissima semplicità, era un pavimento quindi di marmo, vogliamo dire un lirismo lussureggiante, lussuoso, completamente spezzato, le lastre erano state lasciate lì, ciascuna sull'altra, e semplicemente non c'era niente, era tutto bianco appunto, e camminare su questo pavimento creava dei rumori sordi e molto forti, con dei ritmi chiaramente innaturali, perché chi camminava tendeva a fermarsi o ad accelerarsi, ed era comunque un'esperienza di fortissimo straniamento, e forse il paesaggio desolato nel quale mi sono immersa fisicamente più forte, devo dire, di tutti quanti. Poi mi fermo qui. Ripeto, se possibile, abbiamo dei tempi per tutti da rispettare, se ce la fate. Cerco in tutti i modi di essere breve, anche se non è facile, perché il testo meriterebbe appunto attenzione anche minuta, e poi molto velocemente in sequenza appunto leggiamo e troviamo sicuramente elementi di espressionismo molto netti, che sono poi una costante in tanta scrittura contemporanea, ma a volte non con questo grado appunto di intensità, e questo è anche uno dei dati interessanti della scrittura di Ivan Schiavone, non soltanto in questo testo, come ha testimoniato e scritto Cecilia appunto occupandosi criticamente anche di un libro recentemente uscito che si intitola Strutture, pubblicato da Oedipus, da Ivan appunto. In questo testo in particolare, ma sicuramente si può dire anche di altri, più che di una attenzione eliottiana alla citazione, che però mi sembra assolutamente corretta come intuizione da parte di Niva Lorenzini, è, come giustamente poi rifletteva anche Cecilia, una sorta di sottrazione del padre letterario, o una sorta di esposizione comunque del tema possibilmente dell'influenza della citazione, a volte anche in maniera smaccata, in maniera quasi riconoscibile, quasi di calco, per poi improvvisamente però sottrarci questo terreno che pensavamo fosse già noto. Lo diceva anche Alberto Sebastiani, appunto facendo riferimento al discorso mitico, biblico, alle citazioni o comunque ai riferimenti che possiamo trovare, così come alla pressione politica che poi inevitabilmente le citazioni o comunque le varie deviazioni di testi che ci sembra di riconoscere, o di ritmi che ci sembra di riconoscere, anche se appunto estranei alla nostra tradizione metrica, poi subiscono una pressione politica, che è una pressione che poi si riverbera anche sul contrasto tra tono alto e tono violento, tono basso, tono appunto espressionista. Su alcuni marcatori forti che sono già, e quindi in qualche maniera metatestuali, che sono già all'interno della pagina, appunto, che notava la stessa appunto Niva proprio all'inizio, è inutile diffondersi, no? La coazione a ripetere frasi mozze, diciamo, qua siamo all'esplicitazione. Interessante, forse più interessante ancora, l'elemento della variazione, o che almeno a me, soltanto ascoltando, perché purtroppo i miei problemi visivi non mi permettono di seguire con grande attenzione il testo, e che comunque è una mancanza mia, perché avrei potuto cercarlo prima, ritrovavo una, per esempio, sull'elemento sui quattro elementi che costituiscono la frase attraverso ustionate, solitudine e desolazione e assediato, perché la frase viene variata quattro volte: stanze ustionate dalla solitudine, stanze ustionate dalla desolazione, stanza assediata dalla desolazione, stanza assediata dalla solitudine. Vediamo che una forma, come dire, un quadrilatero che cerca in qualche maniera di far ritornare un elemento appunto tra l'espressionista e comunque il nobile, perché appunto assediato, ostionato, ci troviamo di fronte comunque a un lessico che ci chiede di avere una certa reazione. Quello che due suggerimenti che do a Ivan dalla mia sensibilità e entro i limiti della mia critica è sul fronte della lettura, nonostante il microfono, un'accensione più marcata appunto del tono, in maniera da appunto sottolineare anche la stessa scansione metrica, che comunque si è percepita
percepita, e io credo anche con l'aiuto poi tra l'altro del testo, nonostante la mia cattiva vista, e una riflessione sulla, come dire, allora, mentre il dato espressionista, a noi è richiesto di leggere il dato espressionista come tale, cioè la violenza, cioè la crudeltà, che è così come espressa, così ci viene richiesto di decodificarla, il dato dell'irismo, che ci viene invece chiesto di percepire come sbalestrante, come appunto cito Cecilia, oppure come intenzionalmente troppo esibito per poter essere vero, questo mi riesce meno facile. Nel momento in cui vedo delle s'avvicina d'ombre, arriva dal mondo una preghiera, il gioco segreto segregato, anche in segmenti che mi convincono e mi persuadono molto, come il vaniloquio della merce, mi domando se sia altrettanto evidente per il lettore la intenzionale, perché tale è, volontà dell'autore di dire attenzione, qui c'è un sottotesto, attenzione, questa è una criptocitazione per esempio, oppure prova a verificare la tenuta del piede su questa superficie, perché vedrai che sta cedendo, e qui è effettivamente è lampante, eccellente l'esempio che faceva Cecilia con l'installazione berlinese, ci troviamo di fronte appunto a un terreno che in realtà cede. Quello che mi domando è, ci sono punti del testo in cui appunto mi viene richiesta una reazione di lettore che so come interpretare, altri punti meno, e questo potrebbe essere un limite mio di lettore, e questo lo pongo come oggetto anche di discussione anche con l'autore. Molto contenta che il testo abbia suscitato Mi sono Vincenzo Stuni. Scusa, mi stavo distraendo. No, nessun problema. No, vabbè, in realtà devo dire che il mio intervento è parzialmente pleonastico rispetto a quello di Marco, con il quale mi trovo piuttosto in sintonia. Ho l'impressione che le letture precedenti, per quanto adotte e condivisibili nella gran parte sotto molti versi, avessero uno sguardo poco composizionale sul testo. Io forse ho un tipo di interpretazione più composizionalista, ovvero tento di verificare la struttura di un testo sulla base delle sue componenti. Quindi trovo, per quello che mi riguarda, una frizione piuttosto stridente fra il dispiego di una serie di dispositivi, diciamo, di ispirazione sperimentale, anche novecentesca, come la diffusione spaziale del testo, l'apertura delle parentesi, le permutazioni a cui faceva cenno Marco, e di fatto negli ingredienti ideativo-verbali molto molto tradizionali, molto lirici, dai quali io non mi sento particolarmente sbalestrato, ecco, se potessi dire la mia, ovvero, cioè, ho l'impressione che nel momento in cui, intanto non ho neanche l'impressione che sia un testo antinarrativo, mi sembra che in questo senso forse l'accostamento a Beckett sì, possa essere anche messo in dubbio, mi sembra un testo in cui si racconta molto, insomma c'è un campo d'azione, ci sono delle vicende anche molto tragiche, molto dolorose, molto evidenti, molto rappresentate, estremamente plastiche nella loro rappresentazione, per dir così, e ho l'impressione che se si verificano tanti dei sintagmi che compongono questo testo, ci si scontra contro un utilizzo non tanto citazionista, ma casa casa, cane cane, come dicono i cinematografari, di ordine lirico-descrittivo. Ecco, insomma. Lo stesso stanza ustionata della solitudine e della desolazione, io non riesco a prenderlo molto oltre, cioè non lo sento come un marmo spezzato sul quale io abbia una sensazione di sbalestramento, di disorientamento, ma lo percepisco per il suo valore di facciata, insomma, per il suo face value, e non riesco, probabilmente per i miei limiti interpretativi, a vederci molto più che effettivamente un bisogno anche molto, molto potente, coinvolgente in certi tratti, di esprimere la tragedia direttamente, in maniera spiccatamente referenziale, direttamente rappresentativa, insomma. Sono Daniele Barbieri. Possiamo andare all'ultima pagina, per favore? Ecco, solo una domanda. In questa
diciamo, metrica, diciamo così, atonale, con un'abbondanza di accenti sulla quinta sillaba, che per noi sono storti, cioè non costruiscono un ritmo a cui siamo abituati, alla fine c'è un proliferare di endecasillabi. S'apre a vertigine arcana la notte, diffratta in sciabolar d'onde su chiglie, inecolabile sfuma il contorno, eccetera, eccetera. Perché? Non c'è nessun altro? Prego! No, va bene, dai, tanto. Brevissimo, talmente breve che sarò breve. Allora, si è parlato di ossenità e non credo che le ossenità siano là dove parli di ossenità. Secondo me è più ossena una similitudine come candida come la neve. Non abbiamo più bisogno di sapere che la neve è candida o che c'è una coperta che è candida come la neve. Da 100 anni non abbiamo più bisogno di una similitudine. E anche ossenamente può essere osceno quella quell'immagine che dai in cui dici che la cioè che il vero orgasmo è devastazione. Hai detto qualcosa di simile. Ora, dal punto di vista del tuo vissuto, tu non puoi sapere qual è l'orgasmo di una situazione bellica. Cos'è? Non so se ho inteso. Entri dentro una dinamica simbolica, immaginaria, che non ti appartiene. Ecco, allora, in questo caso, secondo me, non sarà forse questo il vero orgasmo. Non lo sappiamo. Questo è, ecco, quindi diciamo che le ossenità sono a volte certe, ma certe piccole, peraltro brevi, intermittenti cadute. Scusatemi, mi do proprio un secondo, ma mi era rimasta lì la cosa sulla spazialità che mi aveva colpito all'inizio. Quello che è più perturbante qui non è tanto lo sguardo dall'esterno, il mondo, l'Europa, viene fuori l'Europa, viene fuori il mondo, ma sono gli interni che sono più perturbanti, gli interni deterritorializzati, questi spezzoni sugli interni, il comodino con il vasetto di vaselina, eccetera, come funziona questa pseudo quotidianità totalmente deterritorializzata, così mi ha dato questa impressione, ma basta. Ok, rispondo velocissimamente a tutto. Allora, la prima questione è sul concetto di paesaggio, che è giustissimo, fra l'altro comparirà proprio nel testo. Sì, che la prima questione sulla notazione di Niva iniziale, sull'utilizzo del concetto di paesaggio per un testo come questo, che fra l'altro connoterà poi il titolo dell'intera raccolta, e penso soprattutto a Müller e Heiner, per quello che riguarda Medea, materiali per un paesaggio, e lui la dice. Sì, e come in ogni paesaggio, qui lì è collettivo, anche per riprendere quello che dicevi tu prima, e questa è proprio una notazione di partenza basilare. Per quello che riguarda Balestrini, sì, forse l'influenza può esserci se pensiamo al sasso appeso, se penso ad altro di Balestrini sicuramente no, neanche nella spazializzazione, perché qui la spazializzazione funziona anche come partitura ed è abbastanza fondamentale, mentre più fondamentale risulta invece poi le modalità proprio ritmico-compositive di Pagliarani, anche nell'allungamento del verso, se dobbiamo rimanere in area della nuova avanguardia. Su quello che riguarda le citazioni, in realtà di citazioni dirette, testuali, ce ne sono due difficilmente scovabili, perché sono una da Nosferatu di Murnau e l'altra da Robert Johnson, che sono decisamente ribassate come modalità del citare, mentre quello che funziona di più è una citazione metrica, e questo, per rispondere non mi ricordo più chi, sì, riguarda anche gli ultimi versi direttamente nella composizione, per cui c'è una sorta di modalità che è fra il combinatorio e l'informale, proprio nel citare l'andare e il venire dalla tradizione, che implica anche il discorso però proprio del contenuto spicciolo, che è questa faccenda, diciamo, mitico-cristiana dei riferimenti identitari, che poi porta alla struttura.
Per quello che riguarda l'irismo la questione è molto più complicata, ha ragione Vincenzo, perché io, come molti padri della generazione alla quale appartengo, in realtà stanno facendo un lavoro di ritorno su quello che riguarda la lirica, un ritorno che è complesso poi da spiegare in termini direttamente di sperimentazione, ma paradossalmente, visto che abbiamo assistito a una maniera dell'avanguardia e della neoavanguardia, in questo momento si sta cercando di sperimentare verso quella linea per cercare un'apertura ulteriore e non una chiusura. Ovviamente venendo anche noi da quelle ricerche e da quegli studi, ci sta una sorta di repulsività interna diretta, ma vedendo come abbiamo una sorta di manierismo diffuso ormai per tutto quello che riguarda la letteratura italiana su proprie modalità che ormai sono vecchie di quasi 50 anni, le uniche porte che ci sembrano aperte e percorribili sono quelle che riguardano proprio l'irismo di ritorno, ed è quello assolutamente vero. Ed è anche vero che è sfuggevole in molti casi, perché poi quella sorta di repugnanza intrinseca che abbiamo ereditato dagli studi rimane e permane. E lì però in realtà sta nascendo il dibattito tutto nuovo all'interno della mia generazione, che è diversa sicuramente dalla tua, da quella di Marco e quant'altro. Sulla modalità della narrazione pure questo è molto interessante ed effettivamente, perché quello che si cerca di fare è costruire una nebulosa semantica all'interno della quale ci siano dei ritorni costanti che mettono in definizione delle figure, sì, ma non è poi definibile la costruzione stessa del narrato, per cui è vero che si percepisce questa sorta di narrazione, ma poi in realtà non è definibile che cosa narra questa narrazione, e questo è proprio come un discorso di Weltanschauung, poi in realtà, cioè vedendo quello da cui proveniamo a livello di vissuto, questa modalità della mimesi implica direttamente quella possibilità di formazione, per quello che mi riguarda. Scusami, sì, no, sì. Sì, no, è perché faticoso, sono... bisognerebbe trascriverti sullo schermo, in diretta. Cioè le modalità del vissuto nostro, per le quali un'identità strutturata nel senso lineare del termine non è più praticabile. E per questo abbiamo direttamente un rimbalzo formale all'interno poi del testo. Non è solo il caso mio, è il caso anche di altri in realtà che in questo momento stanno lavorando. Sì, 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 questo indubitabilmente. Tenete presente che abbiamo anche tutta domattina per discutere di problemi grossi a questo livello, ecco, voglio dire che vanno, sono nel testo ma comportano una riflessione ampia. Sì, io continuo a provare a dirlo. Velocissimamente ho cercato di rispondere a tutto, mi pare. Va bene? Va bene, grazie.